Salve ragazzi! Presumo che molti di noi abbiano sentito parlare di Illuminati, di queste società segrete e organizzazioni tenute nascoste al mondo intero per la loro terrificante natura. Noi conosciamo gli Illuminati, ma oltre a loro ne esistono molte altre, con sempre origini terrificanti, con uno sfondo molto agghiacciante. Se ne volete sapere di più, guardate tutto questo video, lasciate like e enjoy! Numero 1. La massoneria. Sapevate che dietro gran parte dei misteri della storia ci stanno dietro loro? Come il famoso allunaggio. Si pensa molto probabilmente, se non certo, ci siano stati dietro i massoni. I loro simboli li possiamo trovare in molti monumenti storici e anche in molti programmi televisivi, e loro stessi sono responsabili di un sacco di morti misteriose. La società ovviamente è segreta in parte, perché come dicono loro, il loro ruolo è quello di una fratellanza mondiale, ma dentro ci sono parecchie cose segrete che non ti diranno mai. E vi consiglio di non saperle perché sono cose molto spaventose. Hanno un sacco di simboli segreti che usano per farsi riconoscere, come il logo della squadra e compasso, o il famoso occhio che tutto vede, che è un simbolo usato anche dagli Illuminati. Ma ragazzi, ci tengo a fare una precisazione: la massoneria e gli Illuminati non è che distano molto, forse sono sempre la stessa cosa, ma. I massoni hanno origini antiche e sono sempre stati condannati dalla Chiesa, date le oscure origini della massoneria, che si pensa abbiano origini dal satanismo, ma non si sa bene. Numero 2. L'ordine dello Skull and Bones, che per comodità lo chiameremo l'ordine dello scheletro, una società segreta che secondo alcuni dirige anche la CIA, anche se quest'ultima lo nega, ma tanto la CIA nega tutto, cioè per la CIA ciò che è un segreto, non diranno mai niente. George Bush ne faceva parte, dichiarato da lui stesso, con anche una foto che ce lo può testimoniare per bene. Sono una società molto cruenta, nel passato. Se non ancora oggi, andavano nelle tombe e prendevano i teschi dei morti, usandoli per i loro scopi rituali. E per prendersi nuovi membri, sapete cosa fanno? Basta toccare una persona alla loro spalla e invitarla a fare un rituale. La persona può scegliere di continuare con loro o non partecipare, e io consiglio di non partecipare. E in questa società segreta ci furono molti adepti, famosi a livello mondiale, come il citato prima George Bush. Numero 3. Il Bohemian Grove. Questa società segreta, che molto probabilmente non esiste più, era una società composta da gran parte di uomini potenti, conosciuti a livello mondiale, dove hanno complottato molte cose per danneggiare il mondo. Volete un esempio? La bomba atomica. Una testimonianza di un ex membro del Bohemian Club ci afferma che è proprio lì dove i potenti della Terra hanno pianificato di lanciarla. E come sarebbe stata e quando l'avrebbero lanciata? Per non parlare delle tante statue presenti, usate anche in ambiti satanici, ma il più importante fra loro è la statua del gufo, l'essere a cui loro rendevano il culto. Quell'essere non è altro che la statua di Moloch, un demone che in antichità gli venivano fatti sacrifici in cambio di aver qualcosa, come potere, soldi, fama, tutto ciò che desideravano. In mezzo a loro sapete chi troviamo ancora? George Bush. Ovviamente, vedendo il Bohemian Club, la massoneria e l'ordine dello scheletro, hanno tutti un fine che arriva a scopi rituali malefici e antireligiosi contro qualsiasi religione, con lo scopo di farle rimuovere dal mondo. Quindi, se vogliono rimuovere le religioni dal mondo, ma loro stessi credono in un'entità invisibile, possibile che questa entità che odia tutte le religioni non sia proprio questo essere? Ma questa è un'altra storia, se volete ne faccio un video a riguardo. Ditemi se ne volete sapere qualcosa a riguardo. Numero 4, e per ultimo ma non meno importante, abbiamo l'ordine degli Illuminati. Gli Illuminati, una delle società più segrete che alcuni pensano addirittura non esista. Ci sono queste società e che sono stati loro stessi a dar via a un sacco di guerre, e con loro ci sono stati membri famosissimi a livello mondiale, come ad esempio Madonna e Katy Perry,
ma anche altri, e per capirlo basta vedere i simboli nascosti che segnano il marchio di appartenenza. Gli Illuminati sono colpevoli anche di un sacco di crimini, senza parlare dei loro simboli nascosti, come nel dollaro. Guardiamo questo dollaro, non basiamoci sul logo degli Illuminati, ma guardiamo quello vicino, il logo dell'Aquila, che ha sempre a che fare con gli Illuminati. Troviamo 13 stelle, che se le tracciamo formano un esagono. L'esagono sapete già in che ambito viene usato, senza parlare del numero 13, che per queste società è un numero molto importante. Ecco perché si dice che sia anche un numero sfortunato, chissà perché. Ma 13 non sono solo le stelle, sono anche le frecce, le lettere e altre cose che possiamo notare in questo raffiguramento. Che sia un caso, non si sa. Gli Illuminati sono attivi e hanno fatto un sacco di cose che non potete immaginare, anche se molti ne negano l'esistenza, ma purtroppo gli Illuminati esistono e come? Negare la loro esistenza è sempre un loro piano. Bene, il video finisce qui, lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima, ciao!